non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Buonasera, buonasera a tutti gli amici e tutte le amiche azzurri nell'anima, a darvi la buonasera come ogni martedì alle ore 19 Antonio Miele. E prima di presentarvi la scaletta di questa nostra trasmissione voglio ringraziare intanto Sabato Non Solo Sport, perché oltre ad andare in onda sulla pagina Azzurro nell'anima andiamo in onda anche sulla pagina Sabato Non Solo Sport. Ringraziamo anche gli amici di sportcasertano.it e di Radio RCN Live. Presento subito i miei compagni di viaggio per questa ennesima puntata. In primis, buonasera, Maria Teresa Di Nuzzo, buonasera. Benvenuti ad una nuova puntata di Azzurro nell'anima. Cominciamo subito a ringraziare gli sponsor. Io ringrazio Idea Donna, il mio Santa Croce e San Nicola alla Strada per questo splendido abito. Bellissimo. Molto molto particolare, Antonio, facciamo vedere anche veramente particolare. Bello. Questa sera è un po' più lungo del solito. Sì, anche gli accessori. Ringraziamo il mio parrucchiere Pino Pascariello in Viale Europa, San Nicola alla Strada. Termotecnica Casertana, via Nazzarri Caserta. Ringraziamo anche Chicco, via Madonna della Libera, Marcianise. Sì. Questa e poi sera presentiamo i nostri ospiti. Fiore Marro e Andrea Cardinale. Buonasera. Buonasera a tutti. Più tardi avremo in collegamento telefonico Pio Del Gaudio e Gennaro Scarlato, ex cacciatore del Napoli. Ecco, Gennaro Scarlato più tardi ci raggiungerà in video, non al telefono, perché in questo momento lui è allenatore della Primavera del Benevento. In questo momento il Benevento sta giocando, quindi appena si libera un attimo lo raggiungeremo, perché sarà con noi in qualità di doppio ex, più tardi lo dirà Maria Teresa. Ma la scaletta di questa sera è molto fitta, perché dopo la sconfitta con il Milan, vi ricordate la settimana scorsa come stavamo? Ecco, eravamo un po' preoccupati che il percorso del Napoli finiva lì. Invece questa giornata ci ha portato una vittoria molto molto importante a Verona, un campo davvero difficile per tante cose di cui parleremo tra un attimo, ma abbiamo visto a Verona un Napoli completamente inedito, un Napoli diverso rispetto al solito Napoli, niente partenze dal basso, palloni molto lunghi a cercare Osimhen. Non c'era diciamo, la qualità in campo di Insigne e di Zielinski, ma c'erano dei cursori sulla fascia che correvano pari velocità di Osimhen. Ne abbiamo visto che Osimhen non è rimasto tanto isolato in attacco, ma è riuscito ad avere l'appoggio sia di Politano da una parte che di Lozano dall'altra parte. Abbiamo visto un Di Lorenzo che su quella fascia destra ha fatto quella fascia non so quante volte e con qualità sempre. E quindi abbiamo visto un Napoli un po' diverso. Un centrocampo inedito con due centrocampisti come Lobotka e Anguissa che fanno bene tutte e due le fasi, devo dire, quindi un muro davanti alla, diciamo, al centrocampo durante l'offensiva del Verona, con la qualità poi di Fabian Ruiz che era il terzo centrocampista aggiunto, non stava nel cuore della difesa avversaria ma giocava un po' più indietro, e quindi abbiamo avuto tante palle gol. Io ne ho contate 10 per il Napoli e una per il Verona, quindi il Verona ha il 100% di realizzazione, noi appena il 20%, ma quanto basta per vincere 2-1. Il Verona ha segnato un gol grazie alla sua grande qualità della giocata. Ricordiamo che il Verona ha tre giocatori d'attacco che sono Barak, Caprari e Simeone, che praticamente sono praticamente quasi tutti in doppia cifra, tutti e tre in doppia cifra. Noi finalmente abbiamo un giocatore che arriva a 9 gol nella classifica, tutti gli altri stanno molto più in basso, ed è Osimhen di cui vediamo diciamo, l'ascensore mascherato, perché ha fatto un gol salendo in alto con l'ascensore e poi ha fotografato i tifosi come fece Koulibaly nella partita precedente. A Verona sono successe delle cose, prima fuori dal campo, poi sul campo. Per il momento c'è una multa, ma bisognerebbe prendere provvedimenti molto più drastici per degli striscioni che utilizzano praticamente le coordinate del Napoli per incitare probabilmente a una guerra. Non so bene che cosa volevano, che cosa avessero in mente, ma io mi dissocio da queste cose, perché non credo sia tutto il popolo veronese ad essere consenziente a queste cose. Sono pochi scellerati, ma quei pochi scellerati fanno in modo che
che si debba parlare di loro. Io ne avrei fatto volentieri a meno, francamente, perché rispetto a certe cose c'è poco da aggiungere, ma bisogna che indaghi la Digos e la Questura per prendere dei provvedimenti che siano adeguati al momento, perché c'è una guerra in atto e non si può utilizzare questa cosa per fare il bello e il cattivo tempo in uno sport che poi, ecco qua vedete le coordinate di Napoli, 40 gradi, 50 minuti primi nord, 14 gradi, 15 primi est, e la curva sud praticamente utilizza l'immagine di una guerra tra la Russia e l'Ucraina, una cosa abominevole. Ma parliamo prima di calcio, poi magari dopo commentiamo questo, perché questo non è calcio, questa è un'altra cosa. Allora, con chi vogliamo incominciare? Parliamo proprio di questa partita Verona-Napoli. Io l'ho vista così come vi ho descritto, volevo sentire se voi avete visto la stessa cosa. Non ho visto questo fraseggio corto che si vede sempre, palla corta, palla lunga, sempre a saltare il centrocampo, ed è stata forse la mossa vincente di Spalletti. Diciamo, è stato un Napoli minimalista quanto basta per rientrare in realtà non è mai uscito dal discorso scudetto, però è chiaro che dopo la sconfitta con il Milan siamo passati in un certo pessimismo, quindi ci voleva una vittoria, poi soprattutto contro una squadra come il Verona, una squadra veramente tosta, e lo sta dimostrando anche in questa stagione con Tudor. È un Napoli che l'ho visto ancora più consapevole della propria forza, anche se non è prevalso lo spettacolo, però arrivati anche a un certo punto della stagione poco importa se c'è spettacolo o meno, perché adesso la cosa più importante è ottenere punti, salvaguardare ancora ulteriormente la zona Champions e provare quanto possibile a vincere il campionato, perché come diceva Fiore nelle scorse puntate, non è una squadra attrezzata per lo scudetto, questo è vero, però questo è un campionato anomalo, quindi dobbiamo provarci, il Napoli deve provarci e poi bisogna vedere anche cosa faranno le altre. Fiore, tu invece cosa pensi? No, io avevo invitato, se ricordate bene, la settimana scorsa a incitare e a rimanere tifosi fortemente attaccati ai colori. Poi da qui a fine stagione vediamo quello che capita. La cosa che mi tranquillizza è il fatto che alla fine Spalletti negli ultimi anni, dovunque sia andato, l'obiettivo che doveva raggiungere l'ha raggiunto quasi sempre all'ultima giornata. La qualificazione Champions con la Roma e con l'Inter, e quindi diciamo, se c'è un obiettivo, un bersaglio grosso da raggiungere, quale migliore gioia potrebbe essere quella dell'ultima giornata? C'è stato un lungo periodo in cui noi abbiamo tentato in altri anni di arrivare al bersaglio grosso e c'era un calciatore che poi ha deluso quasi tutta la torcida azzurra, che diceva, ripeteva ogni domenica, dobbiamo giocare partita per partita. Io non lo nomino perché diciamo, è stata una delle più grosse delusioni di calciatori campioni passati per Napoli, però lui raccontava, bisogna fare partita per partita, e io dico, facciamo partita per partita, alla fine della corsa si tirano le somme. Allora, video, Gennaro Scarlato in video, come abbiamo detto, ex calciatore del Napoli e doppio ex di Napoli e Udinese. Visto che nel prossimo turno il Napoli gioca con l'Udinese, abbiamo l'onore di averlo qui ospite con noi. Buonasera! E io aggiungo ancora una cosa prima di salutarlo. Gennaro Scarlato, la prima partita col Napoli l'ha giocato proprio al Bentegodi di Verona, se ricordo bene, se le mie notizie non sono l'esordio, è stato proprio al Bentegodi. Ricordo bene, Gennaro? Sì, ciao, buonasera a tutti intanto. Sì, il 4 maggio del 97 al Bentegodi, sì, è stato l'esordio in Serie A. Di quel campo che è così duro da andare a giocare, perché insomma questi tifosi sono sempre molto caldi, diciamo, utilizziamo la parola caldi, forse più caldi di noi, forse la testa è più calda di tutto il resto. Che ricordo hai di quell'esordio in quel campo? Beh, intanto io ho perso quella partita, noi perdemmo per 2-0, quindi è normale che c'era un ricordo bello per l'esordio fatto personalmente. Poi c'è stata la sconfitta, però diciamo che
che questa volta è andata a noi, no? Perché abbiamo fatto una partita molto, molto eccellente, siamo riusciti a vincere dove erano un paio d'anni che era diventata un po' la bestia nera nostra, il Verona. Doppia soddisfazione. Tu sei nato nelle giovanili del Napoli e avevi la maglia numero 10, una maglia che a Napoli ha un valore particolare. Nasci come centrocampista, poi qualcuno ti vedeva bene in attacco e qualcun altro invece ti ha fatto diventare difensore. Quindi alla fine hai giocato praticamente in tutti i ruoli possibili e immaginabili della squadra. Quanto ti è servito questo per il lavoro che fai adesso con i giovani, del Benevento? Come allenatore, no? Perché Molto, aver giocato in tutti i sì. ruoli praticamente sicuramente ti avvantaggia da questo punto di vista. Sì, allora io nasco centrocampista fino agli esordi, poi dopo un po' per la mia duttilità mi mettono un po' in tutto. Ho fatto il difensore da 2 anni, da quando avevo in poi ho fatto sempre carriera da difensore. Mi ha agevolato molto perché conoscevo un po' i movimenti dell'attaccante, quindi sia da giocatore sia adesso da allenatore, perché poi fortunatamente ho avuto ottimi insegnanti, quindi riesco a trasmettere un po' quello che ho imparato in tutti questi anni. Più di tutti in te, di tutti gli allenatori, era Boskov. Ha sempre detto che tu eri un talento. Lui ha creduto tantissimo in te, ma anche gli altri allenatori con cui ha giocato hanno sempre creduto in Gennaro Scarlato. Tra tutti, chi ti è rimasto più nel cuore? Ma un po' tutti, diciamo che ad ognuno ho cercato di prendere qualcosa. Bosco era un grande personaggio, uno che capiva di calcio. Purtroppo quell'anno poi ebbi un doppio infortunio, quindi che mi ha un po' così rallentato la carriera. Sono stato quasi 2 anni fermo. Però anche ieri, diciamo che era quello lì che mi ha insegnato praticamente tutto. Quindi, però ce ne sono tanti, dai, che sono passati, tutti bravi e tutti ho preso. Una domanda per te. Per un napoletano vestire la maglia del Napoli è davvero così difficile per le pressioni e le aspettative maggiori provenienti dai tifosi? Ma no, 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 dipende da come sei caratterialmente. È normale che si aspettano sempre di più da te. Quello è vero, però dipende da come sei tu caratterialmente. Se riesci a concentrarti su quello che devi fare, non senti quando c'è sta qualche fischio, se non soffri quella pressione, perché no? È vero che anche negli ultimi anni difficilmente qualcuno è riuscito a fare bene 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 con questa maglia e con la fascia di capitano, però dipende sempre come sei caratterialmente. Tu sei stato un doppio ex di Napoli e anche dell'Udinese, a parte altre squadre, ma siccome domenica prossima c'è la partita Napoli-Udinese, pensi che Spalletti continuerà a giocare con questo 4-3-3 così forte a centrocampo fisicamente? Oppure pensi che ritornerà, visto che l'Udinese gioca un po' di più e non è un carro armato, giocherà col suo 4-2-3-1 classico con più qualità, diciamo, in campo? Ma diciamo che anche ha sorpreso un po' questo sistema di gioco che non è attuato, diciamo, con questi calciatori. A me è piaciuto molto il Napoli, per la struttura fisica che c'era in campo, per la tecnica che c'era in campo. Mi ha un po' sorpreso l'esclusione, di Zielinski e di Insigne, anche motivato. Comunque, la scelta ovviamente contro l'Udinese che gioca con 3-5-2 rispetto a Verona che gioca 3-4-3 potrebbe cambiare qualcosina, magari ripresentare questo sistema per cercare di avere ancora una volta un vantaggio. Grazie.
Tu sei nato nelle giovanili del Napoli e con il Napoli hai vinto un campionato primavera, diciamo proprio con le giovanili, con la squadra primavera. In quegli anni con te c'erano tanti giocatori che poi hanno avuto un buon successo nel calcio professionistico. Ma secondo te perché è così difficile per i giocatori napoletani affermarsi nella propria città? Tu sei uno di quegli esempi che ce l'hanno fatta a giocare nella squadra della propria città. Cioè, ce ne sono pochi altri che poi hanno continuato nella squadra della propria città. Bisogna andare sempre fuori, al nord, e magari poi andiamo ad acquistare giovani e giocatori diciamo in tanti altri campionati, quando abbiamo i nostri che sono fortissimi. Ma quello dipende un po' dalle scelte societarie, no? Quando c'eravamo noi che facevamo la primavera, diciamo che c'era un legame, no? Si andava a vedere proprio al di sotto quello che c'era, anche vero che il Napoli all'epoca aveva tanti tanti giocatori importanti che poi hanno fatto una gran carriera. Nell'attuale rosa della primavera ci sono diversi giocatori, però tieni presente che è utilizzato tanto, no? per andare in prima squadra devi avere notevoli qualità, quindi se ancora non ce l'hai è normale che vai a fare un po' la gavetta in giro, come si diceva prima, vai a fare le ossa e poi magari puoi ritornare. Vedi un po' Gaetano, no? che sta a Cremone, che sta facendo anche bene, quindi magari potrebbe ritornare. Fai parte di quelle pedine, diciamo così, del nuovo Napoli firmato De Laurentiis, perché hai fatto parte proprio di una delle prime squadre fondate di questo nuovo Napoli, quando il Napoli doveva arrivare praticamente risalire di categoria. E io ricordo la finale con l'Avellino che il Napoli perse nei playoff. Che ricordo hai di quella partita? Quella fu una partita in cui tutti quanti credevamo che il Napoli già al primo anno saliva subito, e invece poi abbiamo dovuto aspettare l'anno dopo, e mi pare che tu nell'anno dopo poi sei stato venduto a un'altra squadra, non ricordo bene dove sei andato. Sì, non sono rimasto per volontà della società, cioè in poche parole io ero in prestito dalla Ternana e non mi hanno riscattato, nonostante c'erano i presupposti per farlo e le promesse per farlo. Quell'anno è stato molto molto particolare, diciamo che ci sono stati tanti problemi di ricostruzione, no? Però sei riuscita ad arrivare alla finale, anche non al meglio, perché io in Gnofo non l'abbiamo fatta, l'abbiamo giocata per infortunio, lo stesso Calaiò non è partito dall'inizio, quindi c'erano diversi giocatori che non hanno partecipato a quella finale. Magari averli in campo poteva essere diverso, però purtroppo poi è andata come è andata e si sono ripresi un po' negli anni successivi. Domanda per il nostro amico Gennaro Scarlato. Io volevo, innanzitutto buonasera, cavalcare un attimo la situazione che hai aperto tu con il settore giovanile. Io ricordo, se non ricordo male, con te in quella nidiata è uscito Longo e anche il compianto Carmelo Imbriani, se non ricordo male. E volevo chiedere, ma c'era anche Sbrizzo, c'erano diversi giocatori importanti. A me piaceva tantissimo, un bel mediano di quelli, diciamo, bello sostanzioso. E dico, come mai in questo lungo periodo ci siamo fermati a Insigne e il settore giovanile non sporna più i Ferrara, gli Scarlato, i Troise, gli Imbriani, i Longo e tutta i Cannavaro, tutta questa gente qua? Come mai? Da cosa può dipendere? Dalla scarsa qualità dei giovani o dal fatto che magari chi dovrebbe occuparsi di andare a ricercare la qualità non è che ci stia mettendo chissà quanto impegno? No, non è quello il fatto si va anche a vedere il calciatore, però non c'è l'investimento, diciamo che ci sono altre società che magari investono leggermente al Napoli e prendono il giocatore, quindi i giocatori di fascia A
non vanno a Napoli perché? Perché c'è meno investimento, anche nella loro testa c'è diciamo, poco legame con la prima squadra. In questi anni si è investito poco e si è proprio sul settore giovanile, quindi tanti giocatori campani dove c'è un settore talmente grande che preferiscono andare fuori. Io lavoro a Benevento, figure tanti, tanti giocatori preferiscono venire a Benevento invece di andare a Napoli perché? Perché vedono un legame, vedono una continuità, vedono un lavoro molto, molto così ben fatto. Diciamo che ci sono degli investimenti che poi ti portano ad arrivare magari in prima squadra, ovviamente sempre se hai delle qualità. Allora, Andrea Cardinale, qualche domanda per Gennaro Scarlato? Sì, intanto complimenti per il lavoro che sta svolgendo la guida del Benevento Primavera, che sta andando veramente bene nella Primavera 2. E appunto volevo chiedere qualche nome tra i ragazzi che sta allenando, qualche nome che potremmo anche sentire in futuro, magari perché no, nel Benevento e nel Napoli, chissà. Grazie, intanto vabbè, si sta facendo un buon lavoro anche seppur sotto età, no? Noi lavoriamo sotto età rispetto a tutte le altre categorie, cioè le altre squadre. Quindi è un vanto per il Benevento che cerca piano piano ogni anno di portare qualche giocatore in prima squadra. Basti pensare che ci sono Talia che è un 2003 e Muraga che è un 2004, stanno fissi in prima squadra, quindi non scendono mai in primavera. Con me ci sono tanti giocatori bravi, ovviamente non faccio i nomi perché è presto. Se mantengono diciamo le promesse, riescono a lavorare sempre in un certo modo con la testa giusta, qualcuno può arrivare. Ce ne sono tre o quattro sicuramente possono arrivare. Pronostico della partita Napoli-Udinese. Ah, oddio, io non ce li azzecco mai, però arrivato a questo punto tu le devi tutte, anche leggermente favorevole, però è normale che la vittoria del Napoli. Altre 60 domande per te, ma non te le posso fare tutte adesso, quindi ti invito praticamente ad una prossima puntata per le altre Va bene, 58 con domande, perché te ne piacere. faccio solo due adesso, tutte e due legate, e poi ti salutiamo perché so che stava giocando anche il Benevento, per cui quindi le altre 58 domande Sì, te le farò nella prossima, il prossimo purtroppo sta incontro perdendo. che faremo insieme. Allora, tu hai segnato 3 gol con la maglia del Napoli, mi risultano. Me li vuoi elencare gentilmente per ricordarli anche a noi questi gol che hai segnato con la maglia del Napoli, primo. E poi l'altra domanda invece, in un'intervista che tu hai fatto hai elogiato molto il lavoro di Anguissà che fa bene le due fasi. Tu saresti stato benissimo al fianco di Anguissà perché tu avendo giocato in tutti i ruoli potevi fare davvero tutte e due le fasi, o tutte e tre le fasi, il centrocampista dai piedi buoni, il difensore e anche l'attaccante al momento opportuno. Allora, ti rispondo questa qua finale. Sì, effettivamente avevo i piedi un pochettino più educati, chissà. Quindi magari insieme si poteva fare una bella coppia. Non perché lui sia infortunio, dove secondo me stava facendo benissimo ed è stata una sorpresa. Mi auguro possa recuperare piano piano la condizione. Per quanto riguarda i gol del Napoli, io sinceramente non me li ricordo nemmeno quanti ne sono state, però mi ricordo. Ne feci uno in Coppa Italia contro la Fermana, poi ne ho fatti due quando sono ritornato a Napoli, l'anno della C contro il Lanciano e poi quello lì mitico che ogni tanto mi taggano un po' sui social contro il Foggia, però ne avevo fatte anche altre, ho fatto uno contro la Ternana l'anno di Livieri, ma adesso non li ricordo tutti, però erano leggermente in più rispetto ai tre che hai detto tu. Vado a cercare questi gol durante la settimana e li ripropongo sulla pagina azzurra nell'anima, così li facciamo rivedere. C'è Fiore che voleva Prego, intervenire. volevo dirti e volevo ringraziarti, colgo l'occasione, perché io ho un figlio che nasce interista, però
per colpa dei mondiali di Vieri e Ronaldo, lui bambino si è innamorato dell'Inter. Lo porto a vedere il Napoli in Serie C e il tuo gol l'ha trasformato. Oggi è una sorta di ultra grazie a quel gol che faceste al Foggia. E grazie ancora. Ecco, hai salvato un ragazzo praticamente, quindi hai salvato un ragazzo davvero, da una sciagura. Vabbè, vedi che Gennaro Scarlato si è leggermente bloccata l'immagine, per cui lo ringraziamo, se non riusciamo a rivedere il collegamento lo salutiamo. Grazie. Lo salutiamo. Grazie. E per le altre 58 domande lo invitiamo ad una prossima trasmissione con noi. Grazie ancora per essere stato con noi, Gennaro. Ecco, ti senti? Grazie. Ti volevamo ringraziare. Sì, sono ringrazio voi, sono arrivato fino a mio figlio interista, poi me la sono persa. A un certo punto l'ho costretto allo stadio a vedere il Napoli in Serie C e grazie a quel gol che facesti contro il Foggia oggi ho un figlio che è una sorta di ultra del Napoli e devo a te questa cosa. Meno perché male, capirai, grazie. Un barbonico con il figlio tifoso dell'Inter era una cosa che stonava, quindi... hai salvato un ragazzo e anche un padre, era un brutto difetto. Allora ti invitiamo nelle prossime trasmissioni quando sarai libero dai tuoi impegni lavorativi col Benevento, le altre 58 domande me le conservo per quando ci incontreremo la prossima volta. Grazie ancora. Buona serata. Grazie. Ciao, allora è stata veramente una bella scoperta Gennaro, lo conoscevamo come calciatore ma adesso lo conosciamo un po' meglio anche come uomo. Sto pensando alla storia di Fiore, se la sentisse Paolo Negri, il nostro amico. Mamma mia, ma io, a me era una sofferenza, ha salvato un ragazzo. Era una sofferenza atroce, era una sofferenza atroce, la maglietta dell'Inter, ma io stavo in papà, perché poi sai, capirai, cominciavano gli albori della mia lotta identitaria per il sud, le due Sicilie, il borbonismo, e la gente mi sforzava. Sarebbe stata una macchia. Ma se tu in casa tua c'hai un figlio ti porta all'Inter, nessuno è perfetto, Fiore, nessuno è perfetto. No, però grazie al gol di Gennaro Scarlato, lui fu bellissimo per la giornata. Maria Teresa, vogliamo vedere un po' la classifica prima di fare altre domande ai nostri amici, la classifica della Serie A, i risultati principali della giornata e magari vediamo anche un po' il prossimo turno in modo che ragioniamo. Ecco, che cosa ci ha proposto la regia? I risultati. Allora, Salernitana Sassuolo 2-2, Spezia Cagliari 2-0, Sampdoria Juventus 1-3, Milan Empoli 1-0, Fiorentina Bologna 1-0, Verona Napoli 1-2, Atalanta Genoa 0-0, Udinese Roma 1-1, Torino Inter 1-1, Lazio Venezia 1-0. Vediamo anche la classifica, almeno nelle posizioni. Quindi Milan 63, Napoli 60, Inter 59, Juventus 56, Lazio 49, Atalanta 48, Roma 48, Fiorentina 46, Verona 41, Sassuolo 40, Torino 35, Bologna 33, Empoli 32, Udinese 30, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 19 e Salernitana 16. E a proposito di ciò, io ho una domanda per i nostri ospiti studio, quindi puoi farla subito. È ancora aperta la corsa allo scudetto per il Napoli, si lotta in tre o vedete anche la Juventus nella sfida scudetto? L'Atalanta ormai l'abbiamo scaricata, nel senso che dopo qualche sconfitta e qualche pareggio pare che almeno, insomma, almeno ci lascia tranquilli dal guardarci dietro, quindi sta Juventus è rientrata. Allora, l'Atalanta ovviamente non per la lotta scudetto, però la terra è ancora dentro la lotta Champions per due motivi: ha una partita in meno contro il Torino e c'è lo scontro diretto Atalanta-Napoli, solo per questo. Però se il Napoli a Bergamo non perde, allora è fuori dalla lotta Champions e non penso che rientrino Roma, Lazio e Fiorentina. Lo scudetto sì, è altissimo, lo scudetto è aperto al 30% Milan, 30% Napoli, 30% Inter, poi c'è un 10%
La Juventus si va sempre messo perché se quelle davanti, probabilmente il Napoli, fa un passo falso, poi prima lo fa l'Inter, poi il Milan, poi il Napoli, la Juventus rientra, ma solo perché comunque la Juve non va mai data per morta. Però è chiaro che è difficile che possano crollare in tre e la Juve che possa poi approfittarne, anche se, ripeto, questo è un campionato anomalo, è di difficile interpretazione e ci troviamo poi di fronte alla parte finale. Certo, se la Juve procede in Champions, se batte il Villarreal e prosegue, perderà altre energie importantissime ad aprile. Fermo restando che finché gli regalano rigori come l'ultimo questa faceva parte del prossimo contro la punto Sampdoria, si può arrivare facilmente a mi vincere, perché all'Inter contro il Torino spengono il VAR, la VAR. La Juventus si inventano dei rigori inesistenti, così i punti li fai Allora, mi hai dato il là per una domanda che volevo fare proprio a voi e delle considerazioni che in qualche modo avrei voluto fare pure io, perché finalmente un arbitro dovevi promosso a pieni voti dopo la partita Verona-Napoli, ha arbitrato talmente bene che nessuno ha avuto nulla da dire sull'arbitro. E non è diciamo, una cosa che capita tutti i giorni, che un arbitro di Serie A venga promosso a pieni voti alla fine di una partita così dura, poi tra l'altro come quella di Verona, perché era una partita difficilotta da Però arbitrare, pare che non ha sbagliato quasi nulla. ascoltando Tudor non mi sembra che sia andata Vabbè, in questo modo. Molto perché probabilmente. praticamente c'è quel fallo di mano con cui è stato, ma c'è uno spostamento del braccio. No, ma poi diciamo è rimasto in 10 togliendo il calciatore peggiore del Verona, che quello stava giocando più a favore del Napoli Sì, per il calciatore. Invece, Paparesta, a proposito degli errori arbitrali in Torino, Inter, Napoli, Milan, ha detto: errori gravi servono spiegazioni, perché quando si rivediamo noi, non c'è bisogno del VAR, in moviola, anche direttamente diciamo, a velocità normale, ma bastava rivedere la moviola e si vede chiaramente che Ranocchia va sul piede di Belotti mentre sta calciando, lo alza proprio da terra senza toccare il pallone. Non si capisce come fa il VAR a non, con Massa, mi pare c'era Massa al VAR, Massa, sì. come fa il VAR a non richiamare l'arbitro per una cosa di genere? Cioè, è Sì. Ma inspiegabile, questa è una no? delle E poi il rigore non dato, stesso tipo di fallo, forse ancora peggio, nel Napoli-Milan non dato, e poi invece si inventano un calcio di rigore a favore della Juventus contro la Sampdoria, dove praticamente si è visto Kean che si lanciava da solo a terra e l'altro. Ma la faccenda del Napoli è un poco più facile da spiegare perché Orsato ha cercato di bilanciare la questione della caduta di Sì, Bennacer in sì. aria e quindi diciamo in quel caso là lui ha pensato che potesse essere una cosa Cioè che uno più lo fanno due errori però invece non di farne so uno solo ne ha no fatti ma non due. è vero perché assolutamente il rigore per il Milan non Non c'era, c'era, no. assolutamente. C'era però un fallo di Koulibaly, forse da arancione su Giroud, che praticamente gli ha fatto veramente molto male al polpaccio, quindi magari in quel caso si è mantenuto con il giallo perché era un fallo un Questo è po' successo dopo, però. Questo dopo, dopo, sì. sì. No, è successo prima del rigore nostro, è In successo. Napoli, purtroppo, quella partita non doveva perderla perché questi due punti in più che hanno portato il Milan a 3 punti da noi sono, diciamo, quella parte più indigesta della situazione. Io volevo aggiungere un'altra cosa proprio su Torino-Inter, perché quello che è successo è inaccettabile, è totalmente inaccettabile, perché ci può stare l'errore umano, quindi l'errore di guida ci può anche stare, anche se è grave, però comunque l'errore umano. Ma il VAR, che serve proprio per aiutare l'arbitro nel caso in cui dovesse commettere degli errori, ma il VAR deve intervenire, lì non è proprio intervenuto. Allora, qua non è questione di voler essere malpensanti o meno, anche se determinate situazioni portano ad esserlo. È una questione che purtroppo questa è una classe arbitrale scarsa, forse anche la più scarsa di sempre. E sono le macerie che Trendanaggi le prende da Micchi, il poltronissimo che ha fatto solo disastri. Però
al VAR c'era un arbitro Massa che è recidivo, più volte ha commesso errori. Un arbitro del genere, se al VAR non vede un fallo, e l'abbiamo visto tutti, mi dispiace, ma deve essere dismesso, perché non è più in grado di arbitrare né di essere al VAR. Semplice. Vuoi intervenire anche tu? No, il problema punto, è che l'hai introdotto, io lo tenevo scritto. Rocchi, diciamo, molto probabilmente ha dato disposizioni che alcune situazioni non devono essere più semplici e facili come negli anni passati, e quindi infatti se fate caso il VAR funziona solo per i fuorigioco. I rigori oramai sono quasi tutti omessi. Quando viene dato e basta. Maria Teresa. Come sempre ci arrivano tantissimi messaggi, c'è Vincenzo Vitiello che dice saluti a tutti ed in bocca al lupo per il programma, grazie Vincenzo, grazie Vincenzo, a seguirci e continuate a inviarci i messaggi che piano piano cercheremo di leggerli. Vincenzo Vitiello che la settimana scorsa è stato con noi, direttore di Terzo Tempo Napoli, e quindi lo salutiamo e lo invitiamo più spesso a far parte del nostro programma, perché abbiamo visto la sua competenza. Hai qualche altra domanda per i nostri amici? A Mertens in questo periodo vengono concessi pochi minuti in ogni partita, eppure è il miglior marcatore in assoluto del Napoli. Con l'Udinese secondo voi troverà più spazio? Ecco, per esempio, se il Napoli, intanto abbiamo perso Petagna, ricordiamo anche questo, perché è una distrazione di secondo grado che lo terrà fuori per qualche giorno, l'infermeria mentre si svuota si riempie, quindi abbiamo Petagna ai box, abbiamo la foto come vedete in sovraimpressione che è entrato in campo e praticamente dopo pochi minuti è dovuto uscire, questa è abbastanza strana questa cosa, che uno prende, non fa manco uno scatto e già sta infortunato con una distrazione di secondo grado che non è, diciamo, una cosa leggera, già sta incominciando le terapie, ha fatto proprio oggi gli esami strumentali. E poi abbiamo Meret che praticamente in allenamento si è rotto una vertebra, eppure dovrà stare fuori un bel po', e Malquit che sta ancora facendo palestra per riprendersi. Dall'altra parte abbiamo visto contro il Verona che Ospina ha avuto una mano calpestata, per poco non doveva uscire, e ci troviamo praticamente con due ragazzini sulla panchina che sono Marfella e Dasiak, che praticamente ci ritroviamo sempre che vengono a mancare i giocatori nello stesso ruolo, questa è la cosa atroce di questo Napoli. Però mancando Petagna, forse Mertens ancora qualche minuto in più, la domanda di Maria Teresa, potrebbe averlo. Sì, magari qualche minuto per far rifiatare Osimhen ci può anche stare, anche se dovendo esserci la pausa, la sosta della nazionale, quindi il prossimo impegno del Napoli dopo l'Udinese è direttamente contro l'Atalanta, la vedo un po' difficile che Mertens possa far rifiatare Osimhen, considerando che non lo vede esterno, lo vede punta. La vedo molto difficile che Mertens possa avere qualche scampolo di partita, però. Purtroppo il Napoli è uscito troppo precocemente da tutte le altre competizioni, quindi lo spazio si riduce automaticamente, perché quando giochi in più competizioni. Ma Mertens può fare tranquillamente l'altra fine juventino di tanti anni fa, se ti ricordi, lui entrava e segnava, lui la qualità la tiene, e quindi diciamo auguriamoci che possa terminare la stagione all'alta fine. Però la domanda di Maria Teresa è sottesa un'altra questione, non è che perché il contratto è in scadenza, no. Questa era la domanda che è sottintesa. Non credo. Mertens è un idolo per il popolo napoletano, quindi sarebbe assurdo giochetti di questo genere non li vedete, proprio nei confronti di un calciatore che è stato un calciatore pieno della storia recente del calcio Napoli. Mertens va solo ringraziato per tutto ciò che ha fatto in questi anni, quindi sarebbe assurdo che la società faccia delle cose così squallide nei confronti di un campione del genere. E allora adesso dedichiamo qualche minuto a questo striscione. Io l'ho voluto portare verso la fine della trasmissione perché francamente è una delle cose che
insomma, non fa molto piacere da vedere, prima di tutto. Questi quattro numeri si potrebbero anche giocare all'otto, magari, che ne so, questo popolo veronese ci fa vincere una bella quaderna secca, che ne pensate? Perché no? Ci può stare. Sulla ruota di Napoli. Questo striscione, dedichiamo qualche minuto a questa cosa. Andrea Cardinali, oggi avevo detto, nel nostro gruppo quasi quasi non ne parlerei neanche, perché mi sembra che tutti quanti ne parlano, invece lui ha detto no, qualcosa bisogna dirla, che c'era Vezzali, la sottosegretaria Valentina Vezzali, che ha detto praticamente bisogna prendere misure dure, Digos, Questura devono individuare chi sono i responsabili di questa cosa, perché vanno puniti. C'è una firma, Curva Sud. Tutta la curva? Basta andare lì, basta prendere i rappresentanti della Curva Sud, quindi il capo ultra, e metterlo davanti al fatto compiuto. Però il problema è un altro. Da quando Tavecchio, che ha combinato altri disastri nel calcio italiano, ha depenalizzato la discriminazione territoriale, perché prima veniva punito con curve chiuse, adesso siamo tornati un'altra volta con le tifoserie che possono fare tutto ciò che vogliono. Allora, qui non è più una questione di responsabilità oggettiva, si deve arrivare alla responsabilità diretta, perché forse solo in questo caso si arriva veramente a cambiare il calcio italiano anche da questo punto di vista. Non è giusto che le squadre, le società debbano essere punite con punti di penalizzazione, però se quella è la strada arriviamoci, perché non serve più arrivare a chiudere le curve, a chiudere i settori, perché tanto questi ogni domenica si proporranno tutti questi episodi. Certo, lo striscione siamo arrivati proprio all'apice della vergogna, però gli organi competenti non possono più rifarsi sulle parole, sui convegni, su troviamo i responsabili, prendiamo tutte le iniziative affinché... No, bisogna punire, nient'altro, bisogna punire, bisogna agire, altrimenti faremo sempre solo discorsi di retorica, e con la retorica il calcio italiano continuerà sempre più ad affossarsi. Bene, Fiore Marro, no, io praticamente... Se ho letto l'articolo non ne ho parlato proprio. E io infatti ho visto che tu io non avevi parlato. Sono molto arrabbiato con la mia gente, che 162 anni fa hanno consentito a questi buzzurri di accoppiarsi con lo splendore di Napoli e delle bellezze di tutto il sud Italia. Quindi ogni qualvolta ascolto e leggo di queste zozzimme, io non faccio altro che infastidirmi con la mia gente, che ha aperto le porte e il cuore e l'anima a questa larva che, diciamo, qualcuno considera ancora umana. Invece per me è sterco assoluto. Quindi solo a toccare questi discorsi mi vengono, diciamo, sì, queste, quindi preferisco omettere e non parlarne proprio. Ma a me fa onestamente mi fa ridere quando ancora dicono dobbiamo trovare i responsabili, c'è una firma lì. E allora, abbiamo eccolo qua, Pio del Gaudio. Buonasera Pio, buonasera. Buonasera, come andiamo? Sì, tutto bene a noi. Purtroppo ho problemi col cellulare. Vabbè, l'importante è che stai con noi, perché noi... Almeno per un saluto. Perché, insomma, averti qui per 2 anni di fila e poi all'improvviso perderti di colpo, insomma, ci dispiace. Quindi ci fa sempre piacere di avere un collegamento, un filo diretto. Assolutamente, vi ringrazio, e martedì voglio esserci, perché sono state settimane un poco complesse da un punto di vista politico, personale, professionale. Comunque questa è stata una settimana, diciamo, di gioia, fortunatamente, da un punto di vista sportivo. Sì, ma una squadra come il Napoli, che sa giocare a calcio, si deve snaturare così tanto per affrontare questi carri armati del Verona. Abbiamo dovuto mettere in panchina la qualità della nostra squadra per creare anche noi un carro armato. Si può andare in guerra contro il carro armato con il fucile? Questa è la domanda. No, ma infatti Antonio, allora io ti ricordi anche la settimana scorsa facemmo una domanda specifica a Volpecina su questo,
c'è poco da fare. Spalletti in queste ultime 9 partite deve giocare con giocatori di carattere, penalizzando casomai anche la qualità, ma con i giocatori che hanno voglia ma soprattutto determinazione, per cui credo che la partita di Verona questo abbia detto. Ha messo in campo una squadra che aveva voglia di vincere e sicuramente lasciando in panchina giocatori di forza, di qualità, ma noi c'è poco da fare, insomma, non avendo un leader in campo bisogna mettere gente che combatte. Osimhen è stato grandioso per la rabbia, la determinazione, poi c'è stata la qualità di Lobotka su tutti, Anguissa, quindi Anguissa è stato tecnicamente secondo me rilevante, ma anche da un punto di vista proprio della forza, della al 90esimo stava per fare l'Eurogol uno dei pupilli di Fiore Marro, Mario Rui, stava per fare un Eurogol, certo, che avrebbe zittito Fiore Marro per molto più tardi se entrava col pallone. No, ma è stata una squadra che ha tirato fuori il carattere e in questa fine di campionato io continuo a dire, noi abbiamo visto l'Inter domenica sera, io sono fiducioso, ce la possiamo giocare, perché no, le altre non sono più, allo stesso Milan, non ha fatto chissà quale partita con l'Empoli, adesso si gioca sui nervi e sicuramente anche sulla qualità, però noi in questo momento abbiamo un Osimhen che mette assieme forza e dinamicità e soprattutto tanta voglia di vincere. Se gli equilibri a centrocampo sono quelli che abbiamo visto con il Verona, io sono molto fiducioso, voglio essere positivo, poi stiamo a vedere domani che cosa succede, però io sono molto, domani, sabato, chiedo scusa, io sono molto positivo perché ho visto Napoli con un bel carattere, oltre che anche a un bel gioco, ma che soprattutto ha saputo soffrire, anche perché non ci dimentichiamo che il clima, insomma, era negativo all'interno dello stadio, la pressione mediatica era sicuramente forte, non voglio poi commentare i rigori non dati la settimana scorsa, degli altri stati pure, quindi l'abbiamo commentati noi comunque, certo, no, ma sono molto fiducioso. Bene Pio, io ti ringrazio per questo tuo collegamento nel finale della nostra trasmissione. Grazie. E spero di vederti quanto prima qua nei nostri studi. Grazie infinite. A presto allora. Saluti da parte di nostri, ciao, tutti gli amici, ciao, qua che ti salutano. Grazie di cuore. Ciao. Bene, allora ringraziamo Pio Del Gaudio, vi faccio l'ultima domanda io, se poi non ne ha qualcun altro Maria Teresa. Ho visto la conferenza stampa di Spalletti prima della partita Verona-Napoli e tra tante cose c'è una frase che mi ha colpito più di ogni altra, non so se voi l'avete seguito un po' la conferenza stampa, ha detto Verona-Napoli sarà una partita onesta che ci dirà dove può arrivare questo Napoli, una partita onesta. Ma perché nel nostro campionato c'è qualche partita che non è onesta? No, questa è la mia domanda, voleva significare. No, lui intendeva onesta nel senso che vabbè, avrebbe detto voluto giocare una partita che avrebbe detto la verità sul futuro. Ma onesta a noi significa un'altra cosa per noi. Vabbè. Per noi sì, però se è vero, contro il Verona è la partita della verità. Soprattutto dopo la sconfitta contro il Milan, era la partita che avrebbe detto chi siamo. Chi siamo, esattamente, chi siamo e cosa possiamo fare da qui fino al termine della stagione. In pratica tu hai qualche altra domanda, altrimenti siamo quasi in conclusione perché sì. Già 7:19. Una domanda 56. Velocissima, con l'Udinese che modulo vi aspettate? Ancora il 4-3-3 o si ritorna al 4-2-3-1? Ecco, questa è una cosa che tra le righe avevamo accennato, però adesso c'è la domanda precisa. Pensate che si ritorna alla qualità in campo? Perché no, io spero il Napoli, mi va bene quello che abbiamo visto. Io spero che metta i due mediani, Anguissa e Lobotka, e dia.
del Napoli per poi controbattere qualora dovesse trovare spazio. A me dispiacerebbe solo che magari l'11 schierato all'inizio a Verona non sia lo stesso contro l'Udinese, perché sarebbe, sì, quello sarebbe l'errore più grande. Sì. Però anche contro il Verona con Elmas e Insigne in campo si è incominciato a vedere un'altra volta un po' di qualità. Cioè nella fase finale il Napoli il Verona era calato un po', però la cosa importante è che non siamo riusciti a dare a quel tridente nessuna ripartenza. La cosa importante è che finalmente non si è visto quella maledetta palla all'indietro continuamente, sempre quel pallone all'indietro, sì, e non si affronta mai l'avversario vis a vis come invece si è fatto nel primo tempo contro il, sì, è vero. E poi con questo 4-3-3 io ho avuto un'altra impressione, questa l'avevo accennata nella mia analisi di partenza, ma la volevo sottolineare, che Osimhen non è isolato e dà un punto di riferimento, sì, assoluto agli avversari, perché ce ne sono altri due che corrono con la stessa velocità. I gol di Osimhen sono arrivati poi da palloni messi al centro e non da profondità di Osimhen. Quindi io ricordo Cavani a Napoli che spariva dal gioco, non dava punto di riferimento, era velocissimo anche lui, ma quando poi si trattava di arrivare nel momento giusto al posto giusto metteva la palla dentro, e forse Osimhen va sfruttato più per questo che non per questa profondità continua con palloni che poi lui da solo là non riesce tanto a gestire. Questo 4-2-3-1 lo isola troppo in avanti, secondo me. Non la so cosa, ma al di là dello schema è l'accoppiata con Lozano che dà questa opportunità, perché Lozano è uno che va in profondità, va veloce e non gioca con questa palla all'indietro come fa qualcun altro. Quindi, ma anche Politano ha fatto il cross di destro, il cross del gol è venuto di destra da Politano, che normalmente rientra verso l'interno, quindi ha avuto chiare indicazioni di andare sul fondo e mettere la palla nel posto giusto. Certo. Ma speriamo che gli esterni, i giocatori di fascia riescano però a mantenere questo status, che la partita contro il Verona non sia stata soltanto quella, la classica rondine che non fa primavera, appunto l'exploit. Speriamo. Ragazzi, Big Ben ha detto stop, sono le ore 20 o'clock, però abbiamo un video che dobbiamo far vedere, godiamocelo in doveroso silenzio e poi lo commentiamo. È praticamente un premio che ha avuto il nostro direttore, ecco. Tra un po' vedremo questo premio. Se vuole venire qua il direttore ci dice lui personalmente di cosa si tratta, perché vedo un video. Buonasera, allora niente, questo sabato scorso a Maddaloni c'è la presentazione di un libro di Angelo Ledizzi e Amedeo Marseoli. In quella circostanza siamo stati premiati tre giornalisti nati a Maddaloni e che hanno fatto un poco di storia nel giornalismo, a partire da Mimmo o Michele Di Simone, qui è premiato dal sindaco in questo momento, dal sindaco di Maddaloni, quindi anche delegato del CONI. Qui vediamo Franco Tontoli, anche lui nato a Maddaloni e quindi grande giornalista, e poi tocca a me in questa circostanza per essere grande giornalista, lo dico io, premiato dal sindaco di Maddaloni. È stata una bella manifestazione e su varie pagine in questo momento sta girando questo video che parla appunto di questa premiazione che c'è stata sabato scorso a Maddaloni, di un libro bellissimo che ricorda i 100 anni del ciclismo a Maddaloni, quindi tutte le cose sono fatte a Maddaloni, in modo particolare grazie allo zambino di Don Salvatore D'Angelo. Bene, io ti ringrazio e ti faccio i miei complimenti, naturalmente, per questo complimenti per questo premio, perché stavi intanto tra due grandi giornalisti, ma tu non hai nulla da invidiare a nessuno per competenza sportiva, ma soprattutto per il grande carattere che metti in campo. Starti dietro non è facile per nessuno, quindi io ho sempre riconosciuto, tante volte avrei mollato, invece grazie a lui ho sempre e tuttora ogni tanto c'è quella tentazione di mollare per un po', invece lui ti rimette sempre, perché c'è una grande
una grande volontà. La gara. Ecco. E poi adesso do la parola a Maria Teresa per salutare un po' gli amici. Ormai ringraziamo di nuovo gli sponsor, Antonio, ringraziamo Termotecnica Casertana, Diana Zari Caserta, ringraziamo Chicco, Diana Donna della Libera Marcianise. Io ringrazio Dea Donna per questo splendido abito, permettimi di nuovo di mostrare questa splendida scollatura, davvero eccezionale, con gli accessori. Ringrazio Pino Pascarello, il mio parrucchiere, Viale Europa San Nicola La Strada, e ringraziamo i nostri ospiti di studio, Fiore Marro e Andrea Cardinale. Salutiamo anche il Claudio che è intervenuto prima, e ringraziamo anche l'ex Gennaro Scarlato, ex calciatore del Napoli, e poi fatemi ringraziare la preziosa regia di Armando Serpe e il nostro direttore Enzo Di Nuzzo, che è un po' la mente di tante cose che facciamo qui sul nostro territorio. Grazie a te Antonio e grazie a tutti gli amici che ci seguono da casa, e vi aspettiamo ovviamente settimana prossima per una nuova puntata di Azzurro nell'Anima. Buona serata a tutti e forza Napoli come sempre. Buona serata. Sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore.